Buonasera a tutti e benvenuti a questo ormai terzo appuntamento mensile in compagnia di Marco Tosoni. Io sono Paolo Dal Negro, lavoro per UniCredit, mondo certificates e come ogni mese con Marco andremo ad analizzare, soprattutto dal punto di vista tecnico, diciamo il mercato. Marco parlerà di tecniche di selezione dei prodotti, tecniche che appunto ha affinato, diciamo, Marco nella sua esperienza di trading. Oggi penso che ci presenti anche qualcosa di nuovo e abbastanza inedito. Quindi direi di cominciare immediatamente. Vi chiedo un piccolo feedback sull'audio, se è buono e possiamo andare. Bene, già comincio a ricevere audio e video. Ok, quindi possiamo cominciare immediatamente. Marco, ti tolgo dal mute e ti passo immediatamente parola e schermo. A te, Marco. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Quest'oggi ho pensato insieme a Paolo nel nostro processo formativo di andare a toccare un argomento abbastanza interessante che so comunque essere estremamente dibattuto nell'ambito del nostro settore del trading. E quindi andremo a vedere numeri di Fibonacci, GAN e prezzi psicologici. Farò una prima introduzione di carattere, diciamo, abbastanza classico e poi andremo a entrare in alcuni studi specifici che ho fatto e che appunto potrete, se vi piacerà quello che vi ho presentato quest'oggi, potrete replicare anche voi. È chiaro che soprattutto il discorso sui numeri di Fibonacci è sempre un po' al centro dell'attenzione e quindi ho pensato che fosse utile condividere con voi la mia esperienza, allargando la discussione poi da alcuni concetti che appunto sono i livelli di Fibonacci, i GAN e i suoi ottavi di prezzo, che mi segue nella mia rubrica sul blog sa che utilizzo parecchio, e i prezzi psicologici. Allora, partiamo un attimo dalle polemiche che a volte si generano sui social. Io direi che più che perdere del tempo con quello che ci interessa relativamente o che pensiamo che non sia utile, credo che sia invece meglio focalizzarsi su quello che fa per noi, piuttosto che andare a creare polemiche e dare importanza a ciò che dileggiamo. Questa è la mia opinione, credo che sia più saggio andare a favore di qualcosa piuttosto che contro qualcos'altro. Per quanto riguarda queste discussioni di carattere filosofico, vi rimando a uno dei prossimi webinar che farò che riguarda la filosofia e la psicologia e l'approccio mentale al trading. Credo, peraltro, e sono convintissimo di questo, che di fatto non esistano degli strumenti che funzionano o non funzionano. A mio parere esistono dei trader che funzionano e trader che non funzionano. E ci sono anche motivi alla base di questo funzionamento o meno. Successivamente, nel proseguo del webinar, andremo a vedere anche questa cosa insieme perché viene un attimino toccata. E sappiamo che nell'ambito di questa rubrica abbiamo appunto 12 webinar a disposizione. Io cercherò di trasmettervi quanto più possibile per farvi capire quelle che sono nella mia esperienza le soluzioni che ho trovato per riuscire a rendere questa attività un'attività professionale all'interno di quello che per me è il nono anno di attività a tempo pieno. Quello che dico io, che voglio introdurre, è che quando ragioniamo intorno ad un metodo di trading, la verità è che la sua accettazione o negazione dipendono proprio dalla nostra inclinazione ad accettarli o negarli. Dipende proprio dal fatto che andiamo a rilevare una strategia, un metodo, un approccio al trading e
E lo accettiamo, lo neghiamo sulla base di quella che è la nostra personalità, sulla base di quello che è il nostro stile, quelle che sono le nostre aspettative. Ora, io vi esporrò quest'oggi un mio metodo, ma non dovete prenderlo né come una verità né come qualcosa che se non fa per voi è da buttare via. Semplicemente bisogna cercare di capire chi siamo e fare della nostra attività di trading un vestito su misura per noi. E se quello che viene proposto non piace, non è necessario perdere del tempo, non ci piace, andiamo a focalizzare la nostra energia, le nostre risorse su altro. Come dicevo nel webinar precedente, il trading è una sfida di altissimo livello dove andiamo a confrontarci ogni volta che facciamo trading con i migliori operatori, con gli operatori più capitalizzati. E quindi è impensabile andare a distogliere le risorse, la nostra attenzione su quello che pensiamo che non funziona. Dobbiamo cercare di capire invece al più presto quello che fa per noi e cercare di trovare una nostra strada personale. Da qui chi come me ha il privilegio di poter fare un po' di diffusione di conoscenze, di esperienza, il mio compito è quello di cercare di darvi un'idea che sia più che un prodottino finito, un metodo già fatto, ma il mio obiettivo, il mio proposito è quello di cercare di aprirvi un po' la mente e aiutarvi a trovare quella che poi possa essere la vostra strada. Allora, nella mia personale esperienza, cosa sono i livelli di Fibonacci? Sono uno strumento di mappatura del territorio. Nel proseguo capirete bene cosa intendo. Non è mia idea assegnare un valore esoterico, mistico, magico ai livelli di Fibonacci. Mi limito a rilevarne le caratteristiche e a osservare se questo tipo di approccio mi dà dei vantaggi, degli spunti o meno. In generale, quello che io vi consiglio è di cercare di essere aperti ad ogni cosa con la quale veniate a contatto, cercando di valutarla per quello che è, senza pregiudizi. Se viene proposto un qualcosa, lo si guarda, lo si studia, se piace lo si tiene, se no lo si butta via. Ricordatevi anche che anche l'aver imparato qualcosa che non è utile ci aiuta comunque a sapere che tipo di strumenti dobbiamo scartare. Non è male, bisogna anche sapere bene cosa buttare via e mantenere solo l'essenziale per il nostro trading. Pochi strumenti, pochi oscillatori, strumenti da utilizzare per il nostro trading, ma che siano ben chiari e adatti sempre a noi. Piccola introduzione sui numeri di Fibonacci. Allora, sono stati introdotti da George Byer, che è un trader, negli anni 30 del XX secolo. Cosa significa? Che, ci piacciono o meno, ci misuriamo con qualcosa che all'interno del nostro mondo viene utilizzato, rifiutato, dibattuto da circa 90 anni. La particolarità della serie, giusto per introdurvi come funziona, penso che lo sappiate più o meno tutti, risiede nell'identificazione della sezione aurea. Quindi se vado a dividere un numero della serie per il suo successivo, ottengo un valore che tende a questo 0,618, mentre se divido il numero per il precedente, ottengo 1,618, quindi la golden ratio più 1. Se partiamo quindi dall'osservazione di uno swing di mercato, quindi un movimento dal minimo al massimo, dal massimo al minimo, e lo normalizziamo al valore di 1, otterremo due partizioni, 0,618 e 0,382, che sono quelle da osservare con cura al fine di identificare dei livelli di supporto o di resistenza. Gli altri livelli famosi di Fibonacci sono il 23%. Il 50% in realtà non è Fibonacci, ma è la divisione a metà dello swing, e lo 0,78. Personalmente, come mia inclinazione, mi è sempre piaciuta la simmetria. Per questo cosa ho fatto? Ho sostituito ai livelli di Fibonacci gli ottavi di Gunn. Di fatto vedremo che è la stessa cosa. Il grande trader americano cosa faceva? Divideva uno swing di mercato in 8 parti. Ad esempio, se un titolo si fosse apprezzato da 10 euro a 18 euro per azione, ovviamente lo 0,125% e lo 0,125 o 12,50% dello spazio sarebbe stato 1 euro. Vi metto a confronto appunto i livelli di Fibonacci, i livelli di Gunn, quindi su Fibonacci abbiamo 0, 0,23, 0,38, 0,50, 0,618, 0,78, 1.
Con Ghana abbiamo 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5 e 1. Di fatto è la stessa cosa. Non c'è una sostanziale differenza tra il 37,5 e il 38,2%, così come non c'è una grossa differenza tra il 61,8 e il 62,5, ma nemmeno tra il 23,2 e il 25 che invece otteniamo col GAN. Di fatto, ricercare la perfezione al millimetro è un esercizio che poi è anche pressoché inutile, poiché il mercato non è mai preciso al tico, al pip. D'altro canto vi invito anche a pensare come potrebbe essere perfetto un sistema fatto da uomini che sono imperfetti per definizione, anche i sistemi automatici fatti dall'uomo, semplicemente per il fatto che sono fatti dall'uomo, sono imperfetti. Vediamo alcuni esempi. Io qua in questo primo grafico ho messo un Atlantia, time frame mensile e appunto ho tracciato gli ottavi di Gann dal minimo del 1999 fino al massimo che era stato temporaneamente registrato appena prima che appunto esplodesse la crisi subprime. E vi ho contrassegnato con delle X le svolte che sono avvenute proprio in corrispondenza degli ottavi di Gann. E quindi vedete già da questi contatti che comunque Atlantia su un time frame solido come il time frame mensile sembra effettivamente dimostrare una certa sensibilità a questo tipo di livelli, per cui quando rilevo che il mercato pare muoversi, un qualsivoglia strumento di mercato paia muoversi all'interno di questi livelli, non mi sembra saggio buttarli via e dire che non funzionano, ma mi viene la tentazione di andare a farci qualche studio di più. Questo è il grafico successivo che appunto riparte dai minimi del 2009, intorno a marzo, e conduce fino ai giorni nostri in cui comunque Atlantia sta lavorando a contatto con i suoi massimi storici. Vorrei, ve l'ho segnato qua su questo grafico, porre la vostra attenzione sul livello di 13 e 10, che è questo che leggete come 62,50. Questo 62,50, se torniamo indietro, a cavallo sempre del prezzo di 13 era al 37,50 nello swing precedente. E questa cosa ci può indurre a fare un certo tipo di ragionamento. Quindi, primo swing ha portato Atlantia ad apprezzarsi da circa 2,50 che era il minimo del 1999, era 2,47 per la precisione, a 19,30 a fine 2007. E quindi 13 e 10 rappresentava un livello, uno storno dai massimi pari al 37,5%, 3 ottavi. Lo stesso livello nello swing successivo, che è quello che parte da 6,70 nel marzo 2009 e che ha portato fino a 24,30 euro ai giorni nostri, rappresenta stavolta un ritracciamento pari al 62% o i 5 ottavi di quello che è il valore massimo di Atlantia. Di fatto cos'è successo? Che dalla partizione inferiore, cioè il 37,5, lo stesso prezzo 13,10 è diventato la partizione superiore dell'unità di prezzo, dove per unità di prezzo intendo il massimo registrato dal titolo. Quindi, senza addentrarci in calcoli proibitivi, cerco di asciugare la formula e di esplicare con i numeri quello che ho spiegato a parole. Allora, se osserviamo il primo swing da 2,50 a 19,30 otteniamo un range pari a 16,80 euro. Quindi un ottavo è pari a 2,1 euro. Possiamo quindi sintetizzare, anche se leggermente improprio andrebbe aperto un discorso a parte, non abbiamo il tempo, ma possiamo sintetizzare che gli swing di lungo periodo di Atlantia sono nell'ordine di circa 2 euro. Quindi se avessi voluto ipotizzare un target per il futuro, avrei potuto, nel momento in cui ho osservato quel valore di 13,10 a 37,5, potevo invertire le partizioni dell'unità secondo la sezione aurea, quindi andavo a trasformare il livello 13,10 dal 37,5% al 62,5 e viceversa, posso fare anche l'opposto se sto lavorando a ribasso. In questa maniera ottengo dei target di prezzo che mi serviranno in futuro, dei livelli. Quindi nell'esempio precedente, infatti, 13 rappresentava circa 5 ottavi del vecchio massimo che era 19,30 allora registrato. Quindi procedo in questa maniera. 2,50
2,50 è il minimo di Atlantia, 19,30 è il massimo di Atlantia, lo swing è 16,80, un ottavo di 16,80 è 2,1 e quindi 5 ottavi di 13 che sono i 5 ottavi di 19,30, vedete che con questo calcolo torna precisamente. Nel momento poi successivo in cui Atlantia dal minimo post-crisi su Prime, avevamo detto era 6,70, mi va a recuperare il vecchio livello 37,5 di ritracciamento. Nel caso in cui io ritenga che in futuro Atlantia potesse avere una inclinazione rialzista, potrei fare questo giochetto di invertire la partizione del prezzo ed ottenere un target in questa maniera. Allora, 6,70 era il minimo di Atlantia. Devo ipotizzare il massimo e l'ampiezza dello swing. Parto dal presupposto che un ottavo di prezzo era 2,1 euro. Mantengo quel valore perché vedo che dal grafico che Atlantia sta mantenendo questo tipo di swing. Quindi andando a valutare 13 non più come 5 ottavi del prezzo massimo stimato, ma come 3 ottavi dello swing, avrò 13 più 5 partizioni di 2,1 che è lo swing di base, avrei ottenuto una proiezione a 23,50 euro. E attualmente vedete il massimo di Atlantia è andato a 24,27 e quindi la stima è stata rispettata piuttosto bene. È chiaro che ovviamente se vado a fare una valutazione che è basata sul passato è tutto molto semplice. Chi mi conosce sa bene che io non ho problemi a sbilanciarmi, fare analisi e stimare degli scenari che abbiano una probabilità anche per il futuro. E allora vorrei sottoporre la vostra attenzione al caso di euro-dollaro, visto che chi mi segue sa benissimo che ero uno di quelli che diceva che la parità probabilmente non sarebbe stata toccata, quantomeno non prima di un corposo rimbalzo, e che quindi preso a riferimento il minimo del 2014, che era 1,05, ho ritenuto di accumulare intorno a quell'area, ce l'ho più o meno in carico a 1,0480. Questa è la situazione a ieri di euro-dollaro, siamo anche oggi più o meno all'incirca sulle stesse quotazioni, adesso batte 1,0783, dice abbiamo 1,0785, quindi fondamentalmente siamo nella stessa area prezzo. E ho fatto lo stesso esercizio che abbiamo fatto con Atlantia, ovvero siamo andati a vedere il minimo che è stato raggiunto ad inizio anno, appena sotto 1,0350, andando a proiettare quello che per il 2017 è il massimo momentaneo, che è intorno a 1,0830. Quindi se volessimo fare questo stesso lavoro che abbiamo fatto, che avevo presentato con Atlantia precedentemente, avremmo che appunto il 37,5 di ritracciamento si attesta a 1,0675. Quindi vorrei trasformare questo valore in un 62,5 e questo sarebbe il target che mi salterebbe fuori per euro-dollaro. Qui ho ricalcolato i livelli futuri stimando appunto 1,0675 come se fosse il 62% e mi saltano fuori dei livelli successivi. Il 50% dove ci stiamo muovendo adesso, il 37,50 che come vedete corrisponde anche al massimo di dicembre, poi dei livelli successivi appena sotto 1,1, appena sotto 1,11 e al contatto con 1,12. Questa soluzione mi piace molto perché c'è corrispondenza tra i livelli che ho trovato e i livelli lavorati in passato. In particolare il nuovo 37,5 stimato mi corrisponde al massimo di dicembre 2016 e la mia proiezione massima ipotetica va a cadere intorno a 1,12, se vi ricordate bene, è la zona di massimi della cosiddetta barra Trump, questa grande candela rossa che vedete a novembre corrisponde appunto al giorno delle elezioni di Trump, dove durante la notte l'euro si rafforzò molto sulla news del vantaggio di Trump sulla Clinton durante l'elezione, per poi andare a girare un po' come fu fatto anche dall'oro, anche sull'oro si vide qualcosa di similare. Questi livelli che ho trovato sono secondo me molto convincenti, mi autorizzano a ragionare in questo ordine di idee. Io infatti penso che euro-dollaro abbia tutte le carte in regola per tornare a 1,12, però assolutamente nel caso in cui
l'euro-dollaro riuscisse a salire ancora di circa 200 pip, alleggerirei comunque la mia posizione a 1,0980, perché comunque avrei portato a casa 500 pip, che non è così male, e che corrisponde comunque al livello del 25% che ho ricavato col nuovo metodo. E lì sono fortemente convinto che nelle prossime settimane andremo a vedere l'euro-dollaro lavorare in quella zona. Sono molto fiducioso su questo tipo di scenario e su questo livello che ho ricavato appunto con questa metodologia. Evidentemente questo approccio io adesso ve lo mostro, sono in modalità long, ma basta fare l'inverso e risulta applicabile anche in modalità short. Si può applicare alla grande anche su time frame intraday ed è uno dei metodi che da anni utilizzo per stimare target dei miei trade, soprattutto quando faccio trading a livello discrezionale. Mi ha dato grosse soddisfazioni in passato e sono convinto me ne darà anche in futuro. Non solo, questo approccio è utilissimo per fare trading sui certificati, perché se io vado a stimare dei possibili target, ad esempio in modalità short, potrei capire se la barriera di un eventuale certificato voglio andare a comprarmi si colloca più in basso del mio target. Perché se si colloca più in basso del mio target, io da quel momento in poi so che avrò tutta una serie di livelli a cui il mercato è sensibile, nella mia opinione, e quindi avrò una protezione dal caso di tocco barriera che potrebbe, in caso di bonus gap, precludermi la possibilità di andare a bonus, troverei invece una protezione di livelli importanti. Poi, volendo fare un'altra cosa che esce un attimino dal programma di oggi, posso anche andare a vedere, ad esempio, se sui livelli che ho stimato con gli ottavi di Gann ci sono anche dei picchi di volume significativi, se guardo il volume profile, ho un rafforzativo davvero interessante, perché ho dei livelli che ho trovato con questa metodologia. Se sono supportati anche da un certo scambio di volume, sarà più difficile che vengano perforati e quindi la mia barriera sarà adeguatamente protetta e operando in base ai grandi numeri, quindi continuando a movimentare il mio portafoglio certificati, le probabilità di ottenere il bonus aumenteranno, soprattutto se avrò fatto anche una valida stima della duration residua. Per chi comunque sta seguendo questo ciclo di webinar, abbiamo anche parlato di volatilità. Ho anche mostrato appunto un approccio per gestire il discorso tempo. Ovviamente la duration attiene al fattore tempo, livelli di Fibonacci e di Gann corrispondono al fattore spazio, sono sempre tempo e spazio. Purtroppo nel trading non siamo evoluti quanto Einstein, quindi non possiamo ancora ragionare di concetto di spazio-tempo e quindi dobbiamo scindere questi due punti di vista e cercare di metterli insieme osservandoli in maniera distinta tra di loro. E nel prossimo articolo di Virtual Certificate Portfolio, che è la mia rubrica che tengo per tutti gratuitamente, per tutti registrati al mio sito, farò vedere proprio un esempio pratico di un certificato che andrò a selezionare proprio sfruttando questo tipo di approccio. Tornando alla disquisizione circa l'efficacia o meno degli ottavi di Gann, io vorrei porvi anche una domanda e cercare di fare un ragionamento di livello un po' più semplice. Chi comanda i mercati finanziari globali? Chi sono gli operatori, geograficamente parlando? Dove stanno gli operatori più importanti? E secondo me, già molti di voi hanno pensato, se non tutti, agli americani. E su questo non ci piove. Tant'è che se andiamo a parlare di capitalizzazione globale dei mercati azionari, prendiamo a benchmark Morgan Stanley Capital Index, Wall Street all'interno di questo benchmark pesa il 51%. Pensate che addirittura l'S&P, quindi le 500 azioni americane più capitalizzate, valgono da sole il 40% della capitalizzazione globale mondiale. Parlo di mercato ovviamente azionario. Il discorso, cosa c'entra con i livelli di Gann? Perché nei mercati americani, prima che avvenisse la riforma verso i prezzi decimali, le azioni erano scambiate in ottavi di dollaro. I futures sul Nasdaq 100 e sull'S&P 500 hanno ancora il tick a 0,25 punti, ovvero 2 ottavi dell'unità. È chiaro che
quello che mi chiedo e che forse qualcuno di voi si sarà già domandato è: ma è così assurdo pensare che chi comanda il mercato, ovvero gli americani, sia abituato a fare i propri conti ancora in ottavi di prezzo? No, perché se fosse così, saremmo automaticamente di fronte alla classica profezia che si autoavvera. Abbiamo visto infatti che il 38,2 di Fibonacci di fatto è estremamente simile a 3 ottavi 37,5%, così come il 61,8 è praticamente identico a 5 ottavi. Quindi non è che ci sia nulla di mistico, esoterico, ma è un approccio molto pragmatico. Chi sta in borsa per guadagnare dei soldi, calcolando di volta in volta rischi e rendimento. Semplicemente chi decide sul mercato calcola in ottavi. Non c'è da sorprendersi di questa cosa, ma vale anche per la borsa nostra italiana. Se andate a vedere, la maggior parte degli scambi su borsa italiana vengono effettuati da operatori esteri. E quindi di fatto è altamente probabile che gli americani siano abituati a calcolare in ottavi, visto che comunque le tradizioni sono difficili da rimuovere, parlando più psicologicamente, le reti neurali costruite sono difficili da rimuovere. Non ho finito dal punto di vista dei livelli. Qui andiamo a un livello un po' più complesso e vorrei presentarvi questo signore del passato, ma ancora molto attuale. Questo personaggio si chiama Daniel Bernoulli, è stato un matematico svizzero ed è noto per il suo contributo incredibile al calcolo della probabilità e della statistica, ma anche ad esempio all'avversione del rischio in finanza. In particolare, grazie a Bernoulli, c'è stata resa disponibile anche, tra le altre cose, la formula di calcolo della probabilità delle prove ripetute. Di che si tratta? Di sta robaccia qua. Io ho 4 in matematica, però l'altro canto adesso faccio il trader, quindi o mi metto a studiare sta roba, o se no il discorso diventa abbastanza difficile. Quindi, senza entrare in disquisizioni matematiche complesse, numeri fattoriali e quant'altro, sintetizziamo la formula di Bernoulli in un prodotto che si compone di 3 fattori, di cui il primo rappresenta il rapporto fra i casi possibili, la popolazione di casi possibili e di casi vincenti. Il secondo fattore rappresenta il quadrato della probabilità di successo e il terzo fattore è il quadrato delle probabilità di fallimento della prova. Che ci possiamo fare con questa cosa? Possiamo applicarlo al trading partendo da un presupposto molto semplice. Scenari possibili allo scorrere del tempo sono due. O da una quotazione di partenza si sale o si scende. Quindi in un mercato ipotetico, sebbene vi mostrerò poi che il mercato ipotetico copre circa l'8-10% del tempo a disposizione, però potremmo stimare di base, in maniera semplicistica, le probabilità di rialzo o ribasso sono intorno del 50% in un sistema che sia simile al lancio di una moneta, o meglio ancora alla roulette, visto che nella roulette c'è una variante che è lo zero, che potrebbe essere rappresentato nel caso del trading dalle barre invariate, quelle che hanno chiusura e apertura allineate allo stesso identico prezzo. Quindi per misurare al rialzo o al ribasso all'interno di una serie di prove ripetute, possiamo osservare ad esempio il tempo. Cioè potremmo dire, ok, all'interno di una serie di 100 candele, quante ne ho verdi e quante ne ho rosse? E posso stimare la probabilità, appunto, sulla base della formula di Bernoulli, che di averne 50 verdi, 50 rosse, 51 verdi, 49 rosse e via discorrendo, coprendo tutte le casistiche possibili. Potrei in alternativa osservare, e sarebbe meglio, anche lo spazio. Lo spazio sul mercato è misurabile in una marea di modi, ad esempio un sistema semplicissimo potrebbe essere quello di raggruppare tutte le candele che hanno una chiusura positiva e fare la differenza tra chiusura e apertura, e tutte le candele che hanno una chiusura negativa, quindi una chiusura più bassa dell'apertura, fare una sommatoria, ottenere un rapporto, in questo caso non avere più un numero di candele, numero primo, ma avere una percentuale, quindi potrei avere 50% di chiusure positive, 50% negative, e copro tutta la casistica fino ad arrivare a 100% di chiusure positive, 0% di chiusure negative e viceversa. Questa è la casistica possibile e vedremo quella che è la casistica probabile. Cosa succede se applichiamo la formula di Bernoulli al trading?
osservando dal punto di vista del tempo, ti ripeto, lo osserviamo dal punto di vista del tempo perché è più semplice, si capisce, il numero di candele è più semplice. Valutiamo per ogni prova una casistica di 100 candele, stimiamo al 50% la probabilità di partenza che una candela sia verde o rossa. Avrò quindi una casistica, una popolazione di casi, di prove, che in linea teorica va a spaziare da 0 candele verdi e 100 rosse a 100 candele verdi e 0 rosse, che copre tutti i 101 casi possibili di distribuzione delle candele all'interno di una serie di 100. A tal fine vi mostrerò adesso il mio file di Excel che ho creato per testare la probabilità dei differenti scenari di mercato, che vado a osservare sulla base di diversi calcoli che effettuo non solo in base al tempo, ma anche e soprattutto in base allo spazio, che vado settimanalmente ad effettuare per andare a controllare i mercati che sono più o meno sbilanciati da una parte o dall'altra, per trovare soprattutto i trend. Passo al file. Come vedete, in questo file abbiamo una tabella dove mi fa vedere tutte le prove, da 0 candele verdi a 100 rosse, una verde, 99 rosse, scendo fino a 100 verdi e 0 rosse. Per ogni caso viene prodotta la formula di Bernoulli moltiplicando il primo fattore per il secondo fattore per il terzo fattore e viene creata, cioè la formula di Bernoulli mi dice qual è la probabilità che si verifichi un caso così. E buon Bernoulli mi dice la probabilità in 100 candele di averne 100 rosse e 0 verdi tende allo zero. E vedete che mano a mano che mi avvicino alla parità, ad esempio 50 e 50, la probabilità va a raggiungere un picco proprio all'intorno della probabilità che ho stimato qua in casella B3, che è 50%. Il grafico in parte dimostra appunto la distribuzione di probabilità. Vedete appunto 50 e 50 la fa da padrona e poi mano a mano che il mercato si sbilancia verso sinistra, sulla forza dei venditori e verso destra, sulla forza dei compratori, raggiunge dei livelli estremi che sono di fatto, ve li mostro, 31,69, che ha l'1 per 1000 di probabilità, significa che in 1000 serie da 100 candele avrò un caso solo in cui avrò 69 rosse e 31 verdi, e nel caso converso e simmetrico avrò 69 verdi e 31 rosse nell'1 per 1000 dei casi. Quindi vengono scartati tutti i casi a partire da 70 verdi, da 70 verdi e 30 rosse a salire e tutti i casi da 70, 70 rosse a 30 verdi a scendere. Questa cosa mi dice? Mi dice che all'interno di 101 casi possibili, i casi probabili, cioè quelli che hanno una chance concreta anche se residuale, di verificarsi, sono al 38,61%. Quindi vedete che questo dato, in maniera misteriosa, si avvicina a un valore di Fibonacci. Cioè abbiamo una popolazione di 101 casi e il 38,61% non è così diverso. Vi dicevo prima, il mercato non è perfetto, però vuol dire che anche la distribuzione delle probabilità funziona sulla base della sezione aurea. La sezione aurea sono casi improbabili e il mercato si distribuisce nella parte residuale della sezione aurea che porta all'unità. Vi ho messo qua un grafico di UniCredit time frame giornaliero e qua ho costruito un oscillatore stupidissimo. Praticamente cosa fa? Mi conta all'interno di 100 candele quante candele sono verdi, quante candele sono rosse e mi fa. E mi dice praticamente, è basato praticamente sulle candele verdi. Vedete, quando lui tende a 30, l'oscillatore scende, vedete che le soglie di 70 e 30, come si diceva la formula di Bernoulli, non sono mai state toccate. Vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che questo grafico di UniCredit sconta l'11 settembre, sconta la crisi subprime, quindi neanche in casi estremi il mercato si è sbilanciato e quindi la formula di Bernoulli di fatto sembra anche essere interessante. Poi vi ho segnato in verde gli avvicinamenti alla soglia di iper, il cosiddetto ipervenduto, e gli avvicinamenti alla soglia di ipercomprato li ho segnati in rosso. E vedete che effettivamente
il mercato al contatto con queste soglie tende a ribilanciarsi, a contatto appunto con la zona di ipervenduto tende a produrre dei rally che sono anche interessanti, perché ovviamente questo grafico è estremamente compresso, quindi i movimenti che vengono fatti successivamente possono sembrare anche piccini, ma piccini non sono, perché questo è un giornaliero che va a lavorare a 20 anni, quindi comunque è piuttosto interessante. Vedete che effettivamente se io vado a tradurre poi quello che ho visto dentro il file in un mercato, ci trovo effettivamente delle corrispondenze molto, molto interessanti. E trovo conferma anche appunto a questo tipo di informazione che ho colto. Vorrei ovviamente soffermarmi sul fatto che appunto queste soglie 70 e 30 non vengono mai toccate così come abbiamo previsto nella formula di Bernoulli, e vi invito a fare delle prove, anche a conteggiare le candele, se andate magari, non so, su Yahoo Finanza a scaricare le serie storiche, fate i conteggi a 100 candele, vedrete che effettivamente Bernoulli non si sbaglia. Per andare a trovare un mercato sbilanciato nel tempo 70-30 bisogna andare su dei titoli estremamente sottili della borsa, che appunto vivono di fiammate e non vengono gestite ovviamente col tipo di analisi tecnica che possiamo fare noi operatori tecnico-grafici, ma si muovono appunto piuttosto sulla base news, e quindi magari si può eccedere questo tipo di soglie, oppure potrebbe succedere in casi estremamente rari che una distribuzione 70-30 o 72-28 si verifichi magari sul time frame a un minuto di un titolo abbastanza volatile, magari non so, un farmaceutico e via discorrendo. Vorrei anche ribadire che analizzare il mercato come ho fatto io adesso, per farvi capire questo esempio solo dal punto di vista del tempo, è fallace. Dobbiamo anche e soprattutto lavorare sullo spazio. A tal fine mi prendo la libertà in questa sede di annunciarvi un'iniziativa che farò. Ovviamente io qua vi ho fatto vedere questo indicatore è chiaro che non lo considero un indicatore interessante per farsi il trading, ma posso anticiparvi che ne ho creato uno che ritengo estremamente migliore, che va a lavorare proprio sullo spazio. Siccome questa formula è del tutto nuova ed inedita, e io dispongo di una trading room e uno staff di altre due persone che lavorano con me, ho pensato di fare un'iniziativa di condivisione insieme a chi vorrà partecipare insieme a me. È un'iniziativa del tutto gratuita, ci tengo a dirlo, la finalità non è per me lucrare, ma è condividere con trader che hanno magari un'esperienza diversa dalla mia, uno stile di trading diverso dal mio. Vorrei convocarli qua nella mia trading room e farli tradare in demo con il mio nuovo indicatore. E l'indicatore, grazie al contributo di chi come voi vorrà partecipare, verrà poi condiviso con voi gratuitamente. Quindi comunque, quando avremo sviluppato l'indicatore, io raccoglierò dei parametri che mi interessa vedere, non solo dal punto di vista del funzionamento tecnico di questo oscillatore, ma anche e soprattutto dal punto di vista della gestione della parte psicologica, dell'approccio mentale al trading, e quindi sarà una cosa molto sperimentale. Vorrei anche far presente che appunto io collaboro da tempo con un coach che si occupa appunto di prendersi cura del lato, diciamo, emozionale, mentale del trader, e quindi questa iniziativa, io spero di coinvolgere appunto con la gratuità, mi consentirà di avere disponibile alcune persone, di lavorare insieme e di sviluppare un progetto con molta più velocità. Chiaro che io riserverò questa iniziativa ai primi 28, alle prime 28 persone che si iscriveranno. Quindi 28 persone verranno qua a fare una piccola lezione di un paio d'ore sul funzionamento dell'oscillatore, su come va tradato, e poi traderanno in demo per 4 ore. Quindi con 28 persone a 4 ore avrò 112 ore moltiplicate per 4, perché utilizzeremo 4 mercati, e praticamente otterrò un'esperienza non di backtest, ma di trading in tempo reale di 448 ore. Quindi questa cosa mi consente di ottimizzare il mio tempo a disposizione. Come sapete, introduco questi webinar ormai dall'inizio di questa iniziativa
ricordando sempre che il tempo è denaro. Cercare di fare quello che sto cercando nel mio piccolo, senza presunzione di fare, è quello di provare a innovare un attimino il trading. Tradiamo ancora con degli strumenti, alcuni che sono, secondo me, degli evergreen tipo Fibonacci, però magari utilizziamo anche degli strumenti che secondo me sono migliorabili e nella fattispecie credo, sono convintissimo, che si possano costruire degli oscillatori che siano più efficienti di quelli che troviamo nelle piattaforme. Cioè, secondo me si può fare qualcosina meglio di un RSI, si può fare qualcosina meglio di uno stocastico, qualcosa di meglio di un MACD. E credo appunto sulla base di queste conoscenze che ho condiviso con voi, credo di essere arrivato a, dopo 8 anni, 2 mesi e 23 giorni di carriera a tempo pieno, sono arrivato ad avere un oscillatore più o meno all'incirca come lo voglio io. Mi manca solo l'ultimo pezzettino, per quello che appunto, se vi interessa, potrete contattarmi, io dopo, alla fine del webinar, vi lascerò i miei contatti. Sarà interessato, appunto, vi informerò in maggiore dettaglio dell'iniziativa. Ripeto, è totalmente gratuita, non mi interessa niente di lucrare da questo tipo di attività. Quello che mi interessa è sviluppare il più velocemente possibile un oscillatore che, secondo me, è molto, molto, molto efficace, che già adesso in fase di testing mi sta dando notevoli soddisfazioni. Ed è fondato appunto sullo studio di questa formula di Bernoulli. Ripeto, specialmente sui mercati liquidi, le stime basate sulla formula di Bernoulli vengono rispettate. All'interno di una gamma di 101 casistiche possibili, quelle matematicamente stimate come probabili si aggirano intorno al 38% di Fibonacci. E come potevate notare nell'esempio precedente, quando un mercato si sbilancia, passatemi il termine, troppo in favore del rialzo e del ribasso, è possibile assistere a delle correzioni più o meno marcate del mercato con un timing notevole. Le soglie che ho segnalato oltre a 70-30 e 65-35 di fatto rappresentano gli improbabili limiti di 70-30 ridotti di uno scarto ancora di un ottavo. Quindi ragiono sempre in termini di ottavi che poi appunto vanno a coincidere anche con le proporzionalità di Fibonacci. Faccio un esempio stupido, se andate a vedere il sito della Ferrari troverete una gallery che è creata con la Golden Ratio, con la sezione aurea. Sono delle cose che probabilmente sono proporzionalità che vengono naturali. Quindi il tocco e l'eventuale superamento di queste fasce indicativamente copre meno del 5% del tempo, cioè le fuoriuscite da 65-35 sono estremamente rare e di fatto un oscillatore come quello che ho mostrato qua, che appunto non è quello di cui dispongo io, di fatto diventa quasi un oscillatore per cigni neri, perché quando il mercato esagera, tipo 11 settembre, crisi subprime, flash crash di maggio 2010 sul Dow Jones, appunto vengono toccate queste soglie e il mercato poi vive di grandi riequilibri. Ma se andate a vedere ad esempio cosa è successo nella notte sull'S&P Future durante le elezioni in America, quando incominciavano a uscire i primi sondaggi, iniziavano a uscire i voti dei primi paesi e si vedeva che Trump era in vantaggio, il mercato si è sbilanciato parecchio da questo punto di vista, però poi sappiamo che tipo di ribilanciamento poi ottenuto. Questo tipo di osservazione, a mio parere, serve a far capire che anche nel calcolo delle probabilità, che vi ho dimostrato che queste probabilità sono applicabili al trading, è possibile restringere la casistica probabile, cioè quella che possiamo riscontrare a mercato, ad un rapporto di Fibonacci, in particolare il 38%, di tutta la casistica possibile, ovvero quello che in statistica viene chiamato la popolazione. Io voglio lasciare le conclusioni a quelli che sono i vostri ragionamenti e le opinioni. Quello che voglio dire quest'oggi è che nella diatriba Fibonacci sì, Fibonacci no, se non altro in questa sede sono andato oltre la semplice congettura di dire a me non piace Fibonacci, io adoro Fibonacci. Piuttosto ho cercato di farvi vedere qualche dato e ognuno di voi poi sarà in grado di trarre le sue conclusioni. Se vi piacerà questa cosa,
avrò dato uno spunto in più, se non vi piacerà, quantomeno però ho spiegato di non andare a perdere del tempo e andare a cercare qualcos'altro che magari sia assolutamente più adattabile a quella che è la vostra personale preferenza. Non c'è nulla di male, non ci obbliga nessuno a uniformarsi a qualcuno o a qualcosa. Più siamo noi stessi e più c'è probabilità di costruirci un metodo di trading che abbia un senso per noi. Perché poi alla fine noi anche tra trader noti, meno noti, possiamo anche avere degli approcci diversi, però la verità, alla fine delle finite, è che ognuno di noi risponde del proprio conto e dei propri click sul mouse. Questo non è un problema per nessuno, quindi se uno vuole vincere o perdere con gli strumenti che vuole utilizzare, io penso che non ci sia alcun problema, visto che appunto non causa danno a nessun altro fuorché se stesso o vantaggio. Tornando a noi e alla formula di Bernoulli, mi si potrebbe obiettare che il mercato raramente si muove all'interno di un rapporto di forza tra venditori e compratori pari al 50%. Infatti, a differenza del lancio della moneta piuttosto che un giro di roulette, possiamo affermare, senza timore di smentita, che la performance della prossima candela non rappresenti una variabile indipendente dalla candela precedente, ma ne è condizionata. Se io tiro una monetina e faccio testa, non è che perché ho fatto 16 teste al 17° lancio avrò più probabilità di avere una croce, anche se sui grandi numeri di fatto potrebbe sembrare percettivamente che sia così. Ma nel trading, di fatto, una serie, ad esempio, di candele ribassiste aumenta, come no, la probabilità di registrare una candela rialzista. Perché l'operatore, di fatto, cosa cerca di fare? Noi cerchiamo tutti di comprare al prezzo più basso possibile e di vendere al prezzo più alto possibile. Questo è il fondamento del trading di base. Dopo esiste anche l'operatività breakout e siamo tutti d'accordo. Però è chiaro che a volte io posso essere invogliato. Se vedo che il mercato è sceso e trovo un motivo che giustifichi l'entrata su una dritta di discesa, è chiaro che magari se ho avuto 10 candele di fila, vi garantisco che se faccio il calcoletto all'undicesima ho delle probabilità leggermente superiori al 50% piuttosto che leggermente inferiori. Quindi non trattiamo le candele come variabili indipendenti, quindi possiamo anche dire che si può spostare questa probabilità dal 50% in base allo sbilancio che presenta il mercato nel momento in cui vogliamo andare ad osservare il suo rapporto di forza tra venditori e compratori. Per questo motivo vi ripropongo il mio file di Excel, cioè se io vado nel mio simulatore e ipotizzo, la chance non è più 50 e 50, se la distribuzione di base della forza tra venditori e compratori non è più al 50, diventa al 55%. Va benissimo. Vedete che la mia gaussiana si è spostata leggermente verso destra perché verso destra si spinge rispetto alla forza dei compratori, perché i compratori sono il primo dei due numeretti che vedete. Vedete il 70-30 significa 70 candele verdi, 30 candele rosse, e vedete che le probabilità si vanno a spostare leggermente, ma rimangono fissati che i casi possibili, cioè la distribuzione di casi possibili all'interno della popolazione totale, rimangono al 38 e 61%, quindi di fatto il 38 e 2%. Poco cambia. Se io faccio la stessa cosa a 45, vedrete la gaussiana che si sposta a sinistra e però i casi rimangono sempre al 38%. Quindi quando il mercato si muove su questo intorno, ritorno al 50%, e vi faccio notare che se andiamo a prendere le distribuzioni tra 45 e 55 e 55 e 45, tutto questo movimento copre il 61,8% delle probabilità dei casi, quindi la sezione aurea di tutte le probabilità. Quindi il mercato passerà indicativamente, con un margine di approssimazione piuttosto limitato, si muoverà in un rapporto di forza compratori-venditori che spazia dal 45 al 55% di favore dei venditori al 55-45% in favore dei compratori. Questa proporzionalità viene rispettata. E questo qua ce lo dice il signor Bernoulli, non il primo pirla che passa, passatemi il termine. Quindi se anche vado a spostare la probabilità di partenza, perché il mercato giustamente nella sua dinamica evolutiva
si sposta ed oscilla nei suoi rapporti di forza, abbiamo visto che i casi probabili si mantengono comunque intorno a un valore di Fibonacci. Questa cosa, secondo me, mio parere, questa è la mia opinione, non vendo nessuna verità, parlo solo della mia opinione, mi dovrebbe far riflettere. E quello che dico io oggi in questa sede è sentenziare, come si fa a volte magari sui social network, nelle discussioni tra noi trader, sull'efficacia di un metodo o meno, senza ricorrere al calcolo e alla statistica, è un po' pericoloso e vorrei spiegarmi perché, anticipando magari il tema del prossimo webinar. Allora, è infatti dimostrato che la nostra mente lavora con due sistemi, con due metodologie. Una metodologia di carattere intuitivo ed una di carattere computistico, statistico. Si parla di metodologia perché non ci sono di fatto due aree del cervello deputate a fare una o l'altra cosa, quantomeno fino ad oggi la scienza non è riuscita a mostrare se sono due regioni diverse. Ma quello che si è scoperto è che comunque noi abbiamo due modalità di pensiero. E una è di carattere intuitivo, l'altra è computistica statistica. Il nostro sistema computistico statistico, e lascio immaginare a voi quanto può essere importante nel mondo del trading, deve essere supportato, perché ovviamente col sistema di calcolo e sistema statistico è la parte della nostra mente che utilizziamo per calcolare ad esempio 17 per 24. Chiaro che questo nostro secondo sistema ha bisogno di un supporto, magari una bella calcolatrice scientifica, magari Excel, ha bisogno di tempo, perché se ci calcoliamo a mente un calcolo complesso dobbiamo farcelo magari con carta e penna, e ha bisogno appunto di risorse perché occupa la memoria quando siamo impegnati a utilizzare il nostro cervello dal punto di vista computistico-statistico, è chiaro che esauriamo memoria e consumiamo energia del cervello. E tipicamente questo sistema è anche pigro. Quindi cosa capita nel trading che crea dei danni clamorosi? Capita spesso di affidarsi alle intuizioni del primo sistema intuitivo, che commette parecchi errori. È incredibile andare a vedere, sto leggendo il libro di premio Nobel Daniel Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, e uno dei problemi, degli errori che vengono compiuti è la sopravvalutazione di casi statistici limitati della serie. Vado a vedere i casi disponibili a memoria. Se io penso al mercato, è chiaro che sarà più vivido nella mia memoria quello che ho vissuto nell'ultimo mese di trading. Ma il problema qual è? Che magari vado a pensare che il mercato sia ripetitivo in un DAX che mi spara 110 punti di range al giorno. Allora magari penso di gestire bene il DAX con 110 punti di range, quando in realtà so che semplicemente andando indietro di un anno e un mese a questa parte, quello che è il range medio giornaliero era 3 volte più grande in media. E quindi ovviamente andando a ritroso nella mia memoria, se ho pochi casi limitati, il mio sistema intuitivo li sopravvaluta. Il mercato fa così perché nell'ultimo mese che ho visto fa così. E però non è vero, questo è un problema. Noi, ribadisco, ci occupiamo di trading, dobbiamo fare ricorso alla statistica, costruire un nostro database, non mi stancherò mai di dirlo, secondo me un trader che vuole essere profittevole deve disporre un database di informazioni che vada a supportare anche la nostra intuitività. È evidente che la nostra intuitività non è sempre negativa. A volte, l'avrete sperimentato anche voi, balzate dal letto, accendete il computer e dite, oh, oggi il mercato è rialzista e meravigliosamente va a rialzo. Significa che abbiamo avuto una buona intuizione. Ma quello che dobbiamo fare noi per migliorare come trader, dobbiamo lavorare per passare da un'intuizione che è tipicamente basata su questa sopravvalutazione della legge dei piccoli numeri, alla cosiddetta intuizione esperta, che è figlia appunto dell'esperienza che abbiamo maturato sul mercato, ma che viene supportata nelle sue intuizioni dal supporto dei dati statistici dei quali disponiamo, i quali vanno a limitare le distorsioni, quale ricorso ad euristiche della disponibilità, che era quello che vi spiegavo prima. Io ho disponibile a memoria questa cosa, che potrebbe essere ad esempio la volatilità bassa del momento, è pericolo, è clamoroso, perché nel momento in cui non è una cosa magari così che avverrà così rapidamente, ma quando la volatilità salirà e prima o dopo questo accadrà, se io sono limitato nel mio supporto statistico
all'osservazione di range da 80, 90, 110 punti di DAX, è chiaro che quando la volatilità su borsa tedesca andrà ad aumentare, io mi troverò completamente disperso, senza nessun parametro, con tutti i rischi che tutto ciò comporta. Vorrei concludere la trattazione di oggi andando a fare una piccola chiosa sui prezzi tondi e prezzi psicologici. Perché hanno un buon funzionamento? Soprattutto quando andiamo a cercare di cogliere dei piccoli rimbalzi o delle piccole correzioni che avvengono al loro contatto. E soprattutto questo è tanto più vero se è avvenuto dopo movimenti repentini. A mio avviso accade proprio per la pigrizia del nostro sistema di pensiero computistico statistico. E infatti un ragionamento piuttosto diffuso, lo facciamo tutti, penso che in carriera abbiamo fatto tutti, quello di liquidare le posizioni al contatto con dei prezzi tondi. Questo accade perché i calcoli che il nostro cervello deve effettuare sono molto più semplici e soprattutto se i prezzi sono dei multipli o sottomultipli di 2, 4, 5, 8, 10, il che è peraltro compatibile anche con quello che vi ho esposto relativamente agli ottavi di Gann. Per quanto riguarda invece il 2, il 4 e il 10, il 5 sono tutti numeri che noi siamo in grado di gestire in maniera molto semplice, anche calcolando a memoria. Quindi sicuramente il trader americano sarà più abituato a ragionare in ottavi. Noi europei in decimali, quindi magari il mercato del Forex è regolato dai decimali. Ma poco cambia. Io vorrei farvi vedere un altro esempio. Questo è sempre Unicredit giornaliero, fa vedere il contatto verso la resistenza di 12, il contatto col prezzo tondo 11, e contatto col prezzo tondo 10. Allora, come possiamo osservare, 12 e 10, vi do anche i dati, qua al primo contatto con 12 lo storno è stato del 3,95%, al primo contatto con 11 lo storno il rimbalzo, scusate, è stato del 0,11%, e il rimbalzo invece che abbiamo ottenuto sul prezzo di 10 è stato pari all'1,55%. Scusate, rimbalzo da 11 è da 0,97%, quindi 12, storno di 3,95, 11 rimbalzo dello 0,97%, 10 rimbalzo dell'1,55%. Quindi 12 e 10 producono rispettivamente una correzione e un rimbalzo interessanti. Anche il contatto con 11 fa registrare un rimbalzo, sebbene il rimbalzo sia di più scarsa entità e contraddistinto da una maggiore perforazione del livello. Cioè prima di recuperare 11 e andare a fare il suo rimbalzo di circa l'1%, ha bisogno di perforare di più il livello. Perché succede? Punto primo, perché 11 è un numero primo, non ha sottomultipli, e psicologicamente vi garantisco che è meno efficace. Cioè, lo potremmo definire meno friendly, è meno amichevole. Numeri primi stanno abbastanza antipatici quando iniziamo a fare le tabelline in terza elementare. Punto due, il prezzo viene toccato a seguito di uno swing che è più ridotto rispetto a quelli che avevamo portato a 12 e successivamente a 10 di rimbalzo. Quindi bisogna osservare questo tipo di dinamica. E secondo me, cioè lo so, ve lo dico per esperienza, si può anche creare un sistema di trading elementare, semplice e molto efficace, basandosi anche solo sui contatti con i prezzi psicologici. Tutto questo ovviamente va supportato con la creazione di un ampio database. Il che è un lavoro lungo, noioso, ma si può fare facilmente con Yahoo Finanza senza neanche dover pagare le serie dati, come faccio io, che invece le voglio un po' più pulite, me le compro, e che ci consenta di verificare sia quanto vi ho esposto sul contatto, ma anche di organizzare, ad esempio, all'interno di una tabella Excel, la taratura corretta al rapporto tra rischio e rendimento. Cioè io devo poter stimare quando il mercato mi arriva a contatto con un prezzo psicologico di quanto lo puoi violare, e che tipo di performance mi può dare se io cerco di fare trading in questa maniera e con questo tipo di approccio in base alle diverse condizioni di mercato. Cioè dobbiamo raccogliere quanti più dati possibili a supporto del nostro trading, perché la conoscenza non solo ci porta una capacità analitica migliore di quello che è il mercato, ma ci porta anche con sé la disciplina. Perché quando io conosco il mercato e le sue dinamiche di funzionamento, è anche più facile cercare, andare a vedere, andare a stabilire quando io ho intrapreso un trade che è promettente, che quindi può darmi successo, e quando ho intrapreso un trade che invece ha poche chance di successo e quindi lo devo andare a stoppare, sarò più disciplinato. Ora, vi
Vi ricordo che per informazioni, domande e per partecipare all'iniziativa di cui vi ho parlato prima, laboratorio di trading, o per avere le informazioni più dettagliate su questa iniziativa che, ripeto, è gratuita, potete scrivermi a info@marcotosoni.it. Se volete visitare anche il sito e registrarvi, è gratuito, www.marcotosoni.it. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa se sono andato un po' veloce, mi rendo conto che alcuni temi erano un po' pesanti e difficili da digerire, tuttavia avrete poi disponibile sul sito di Unicredit la registrazione di questo evento e se volete mi scrivete sempre una mail e sarà mia cura farvi avere queste slide. Grazie a tutti dell'attenzione, passo la parola a Paolo. Beh, semplicemente per concludere, è stata una volata molto lunga di un'ora, molto molto interessante, quindi ti ringrazio Marco, come ti stanno ringraziando molti utenti che stanno facendo domande, tu non le vedi purtroppo, ma magari domani ti giro un file con qualche domanda che così potrai, come dire, soddisfare tutte le richieste. La mail di Marco l'avete sullo schermo adesso, quindi approfittatene per comunque contattarlo e fargli tutte le domande che volete fargli. Quindi l'appuntamento sarà per il prossimo mese, tendenzialmente andiamo al, mi sembra, il terzo giovedì, vero, del mese? Sì, quindi aprile. Lascio a voi fare un rapido calcolo di quando sarà il prossimo webinar. Quindi una buona serata anche da parte mia e grazie di essere stati con noi.